Buongiorno. Intanto chiedo comprensione alla conferenza stampa di oggi, avrà bisogno di tempi abbastanza contingentati perché, come avete visto qui fuori, è in arrivo il Presidente della Repubblica della Croazia, quindi ci saranno tutti gli onori militari e tutto il resto, quindi cercheremo di essere molto rapidi e sintetici nei messaggi che dobbiamo dare. Oggi il Consiglio dei Ministri, molto importante, un Consiglio dei Ministri che ha affrontato una questione in particolare, che è appunto il decreto cosiddetto sulla terra dei fuochi, e poi oggi abbiamo anche completato e firmato tutto il percorso per il nuovo ISEE. Credo che sia anche questo una seconda notizia importante di cui vogliamo dare particolare importanza. L'indicatore della situazione economica equivalente, cosiddetto ISEE, che nel cambiamento che il Ministro Giovannini adesso illustrerà, interviene in modo significativo a favore in particolare delle famiglie, a favore dei disabili. Sapete a cosa serve l'ISEE? L'ISEE serve a cercare di fotografare la reale situazione patrimoniale in modo tale che l'accesso ai servizi del welfare, ai servizi sociali, sia un accesso per le persone che effettivamente hanno bisogno e non, come purtroppo capita in Italia, dove troppe volte non corrisponde una situazione patrimoniale certificata e fotografata alla situazione reale e quindi hanno accesso a servizi sociali e di welfare persone che non ne avrebbero diritto, togliendolo a persone che invece ne hanno diritto e bisogno. Il nuovo ISEE quindi serve ad affrontare lo scandalo in Italia dei finti poveri, serve ad affrontare nel nostro Paese il tema appunto di un diretto rapporto tra la situazione reale delle famiglie, delle persone e l'accesso al welfare e ai diritti. Credo che questo l'intervento di oggi sia un intervento molto importante, la firma di oggi è molto importante, riporta un concetto di verità nel rapporto tra appunto le persone, le famiglie e i servizi sociali corrispondenti. Ne parlerà subito dopo il Ministro Giovannini, che ha curato insieme al Vice Ministro Guerra, che è qui presente, il nuovo ISEE. In questo senso voglio concludere questo ragionamento mettendo molto peso attorno a questa vicenda, perché troppe volte sul tema del welfare si ritiene che il problema sia soltanto quello di aggiungere risorse. Il problema è aggiungere risorse, ma soprattutto che le risorse del welfare vadano alle persone che hanno bisogno e non vadano a persone, abbiamo visto lo scandalo in questi giorni di chi aveva le esenzioni dalle tasse universitarie, andava in università con la Ferrari. Credo che queste vicende siano vicende che feriscono soprattutto i tanti nel nostro Paese che hanno bisogno dei diritti dati dai servizi sanitari, dai servizi sociali, dal welfare. Ho citato soprattutto il tema delle famiglie numerose e il tema dei disabili, che sono un po' il centro di alcuni di questi interventi e di questi cambiamenti. Dopodiché oggi l'intervento principale del Consiglio dei Ministri, che per il resto ha poi affrontato in esame preliminare una lunga serie di direttive comunitarie che quindi adesso vanno in Parlamento per la discussione, con la discussione con le regioni e poi torneranno, mentre invece oggi ci siamo concentrati sul decreto legge cosiddetto sulla terra dei fuochi. Anche qui interverranno i ministri di settore, il ministro Orlando, il ministro De Girolamo, il ministro Trigilia, che si sono occupati della questione. Mi preme qui sottolineare un punto. Oggi è un passaggio molto importante, perché non era mai accaduto che le istituzioni nazionali, che il governo, che lo Stato nel suo complesso affrontasse l'emergenza terra dei fuochi. Oggi questo avviene con un intervento coordinato tra i diversi ministeri, con un intervento coordinato insieme alla Regione Campania. Oggi ha partecipato al Consiglio dei Ministri il Presidente Caldoro, il Presidente della Regione Campania, insieme al quale abbiamo
affrontato il tema. Oggi per la prima volta le istituzioni nazionali affrontano il tema della terra dei fuochi. L'emergenza terra dei fuochi da tutti i punti di vista, i punti di vista ambientale, il punto di vista sanitario, il punto di vista del territorio e il punto di vista del rilancio anche economico del territorio e delle produzioni di quel territorio. Naturalmente il tema principale è la salute delle persone. Credo che l'intervento che oggi il Governo ha messo a punto, il decreto legge che adesso va in Parlamento per la conversione, ma che è già norma da oggi, con alcune fattispecie di reato che vengono introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento, proprio per dare una risposta assolutamente senza precedenti, forte, netta, a un'emergenza che per troppi anni, decenni per certi versi, si è protratta senza che ci fosse un intervento all'altezza. E di questo credo dobbiamo essere tutti consapevoli, nel senso che adesso bisogna recuperare il tempo perduto, motivo per il quale abbiamo voluto usare lo strumento del decreto legge. Mi fermo qui, do subito la parola al Ministro Giovannini per la parte che riguarda l'ISEE. Enrico. Grazie mille. Effettivamente è un momento importante, perché l'ISEE, che è un misuratore, ridefinisce la platea in qualche modo in termini relativi tra chi può avere diritto a certe prestazioni e chi invece non ha diritto a quelle prestazioni. Sappiamo che le risorse sono limitate ed è per questo fondamentale che vadano alle persone effettivamente in stato di necessità. L'ISEE, come dicevo, è un misuratore e questo è un importante concetto, perché vuol dire che adesso i soggetti come i comuni o gli altri soggetti che utilizzano l'ISEE per definire le prestazioni dovranno adeguare le soglie per l'accesso a quelle prestazioni. Quindi l'ISEE di per sé non è che determina l'uscita o l'entrata all'interno di certe prestazioni, perché spetta alle amministrazioni pubbliche competenti fissare queste nuove soglie. La modifica dell'ISEE prevista al Salva Italia si era arenata con la precedente legislatura ed è stata ripresa con molta forza da questo governo, giungendo prima all'intesa in conferenza Stato-Regioni e poi passando per le consultazioni del Parlamento, delle parti sociali e infine la definizione del decreto finale. Quali sono le principali caratteristiche di questo cambiamento, anche se abbiamo visto che alcuni giornali hanno già riportato alcune anticipazioni? In primo luogo, il primo obiettivo è quello di ridurre le sperequazioni nell'accesso alle prestazioni. Il secondo obiettivo è quello di rafforzare il sistema dei controlli. Come ha detto il Presidente del Consiglio, ci sono abusi che ogni tanto vengono all'onore dei media, ma in realtà la lotta contro gli abusi è permanente da parte dei soggetti incaricati di questa lotta. E allora che cosa cambia da questo punto di vista? Cambia il fatto che molte delle voci che oggi sono parte di una autodichiarazione da parte delle famiglie verranno invece compilate automaticamente dall'INPS attraverso l'accesso alle banche dati contributive, alle banche dati fiscali, in modo tale che nessuno si possa dimenticare di indicare i valori corretti. Questo riduce notevolmente l'area dell'autodichiarazione e consente controlli molto più accurati. Inoltre, la stessa struttura del decreto prevede ulteriori controlli proprio per evitare l'abuso di questo strumento così importante. Veniamo adesso alle modifiche invece di contenuto della misura. In primo luogo, adesso l'ISEE considererà tutte le forme di reddito, comprese quelle fiscalmente esenti, e riuscirà ad avere un'indicazione molto più precisa della capacità reddituale e patrimoniale delle famiglie, dando un peso più adeguato alla componente patrimoniale. D'altra parte, però, la nuova scala consente di considerare in modo più forte le caratteristiche dei nuclei con carichi gravosi, per esempio le famiglie con 3 o più figli, o quelle con persone
con diversi gradi di disabilità. Inoltre consente una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta e in questo senso consentirà un riordinamento delle famiglie proprio verso quelle famiglie i cui carichi familiari interni sono particolarmente gravosi. Vorrei anche sottolineare tre punti e poi termino. In una situazione come l'attuale, in cui la condizione economica può variare perché magari una persona perde il lavoro o invece trova il lavoro, non si guarderanno soltanto alle dichiarazioni dell'anno precedente, come normalmente si fa per le dichiarazioni dei redditi, ma c'è la possibilità per la persona che ha avuto un cambiamento recente della propria condizione reddituale di calcolare un cosiddetto ISEE corrente e quindi di adeguare la condizione del proprio nucleo familiare alle mutate condizioni economiche dello stesso. Questo è molto importante perché evidentemente rende l'ISEE un indicatore molto più tempestivo, molto più aderente alle reali condizioni delle persone in quel particolare momento. La seconda considerazione è che si cerca di superare quello che talvolta leggiamo appunto su dei reportage, il fatto di avere famiglie che vivono in luoghi diversi unicamente per fini fiscali, ma che in realtà fanno ancora parte di un unico nucleo. E quindi le nuove metodi di calcolo consentono di tener conto di queste situazioni, evitando quindi elusione in questo senso. La terza considerazione, quello che diceva il Presidente del Consiglio prima, è che il nuovo ISEE ha una particolare attenzione alle famiglie numerose, con un incremento delle franchigie per ogni figlio successivo al secondo, per esempio considerando l'affitto, considerando la deduzione sulla prima casa, considerando il patrimonio mobiliare. E infine l'elemento che riguarda la disabilità. Oltre che infatti il nuovo strumento consente di considerare le esigenze di figli minorenni e quindi situazioni di particolare disagio complessivo di una famiglia, abbiamo la possibilità questa volta di considerare per le prestazioni cosiddette residenziali non solo la condizione economica del figlio del beneficiario non incluso nel nucleo familiare e quindi è possibile considerare la situazione dell'anziano non autosufficiente, per esempio, che ha figli che possono aiutarlo, dalle condizioni di un anziano non autosufficiente che invece non ha figli che possono aiutarlo. E così abbiamo anche una situazione che riguarda i diversi gradi di disabilità. Mi fermo qui sottolineando come questa riforma è veramente un passo fondamentale non solo per consentire una maggiore equità nell'accesso delle prestazioni attuali, ma anche in funzione di eventuali introduzioni di ulteriori prestazioni, come quello del sostegno all'inclusione attiva per la lotta alla povertà, che deve avere comunque uno strumento evidentemente molto più forte anche per evitare abusi di quello che abbiamo avuto fino adesso. Sono stati distribuiti dei documenti e quindi se ci sono delle domande ulteriori naturalmente sono a vostra disposizione. Grazie, io credo che ora possiamo passare all'illustrazione invece del decreto legge di cui ha parlato prima il Presidente del Consiglio sull'emergenza ambientale in Campania. Siete d'accordo? Cominciare col Ministro dell'Ambiente. Buongiorno, si tratta di un provvedimento che ha grande importanza e affronta una priorità che questo governo ha ritenuto come nazionale dal momento del suo insediamento, dal momento in cui questo governo si è insediato, ha affrontato questo tema anche con una presenza fisica, diciamo mia, del Ministro De Girolamo. Devo dire che è un provvedimento che segue ad altre misure che erano già state assunte, il blocco dell'importazione dei rifiuti industriali nella regione Campania, una realizzazione di un protocollo d'intesa con Ecopneus, che è il consorzio che smaltisce i rifiuti
che rismaltisce i pneumatici abbandonati, che sono una delle micce di innesco di questi roghi tossici. Alcune misure a sostegno dei comuni per il miglioramento della dei comuni dell'area interessata per il miglioramento della raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti. Oggi si fa un passo, io credo, significativo e penso decisivo, perché si offrono alle forze dell'ordine e alla magistratura degli strumenti più efficaci di contrasto e repressione, prevedendo una serie di aggravanti per illeciti che attualmente sono puniti soltanto con contravvenzioni, che consentono un intervento più tempestivo e una repressione anche più intensa. Legata a che cosa? Perché è bene, diciamo, precisare che non si tratta di un'indiscriminata misura di aggravamento delle pene, ma legata a situazioni di criticità ambientali, come quella di cui stiamo parlando, al fatto che certi tipi di illeciti sono compiuti nell'ambito dell'attività di impresa e al fatto che realizzino, diciamo, attraverso l'utilizzo di mezzi di impresa che saranno sottoposti alla confisca, soprattutto parliamo degli autoveicoli che vengono utilizzati per il trasporto di ingombranti, di rifiuti tossiconocivi o di altro materiale che viene sversato o incendiato in quella zona. C'è un elemento che credo caratterizzi questo decreto, poi su questo il Ministro De Girolamo tornerà, che è la ricerca di una fotografia certa della situazione, che è un punto fondamentale, perché c'è stato un danno di immagine indiscriminato a tutta l'area, anche e soprattutto dal punto di vista delle produzioni agricole. Come si arriva a questa certezza? Come si costruisce un circuito virtuoso di informazione? C'è una norma che sostanzialmente prevede il trasferimento delle informazioni acquisite progressivamente dalla magistratura alle amministrazioni competenti. C'è una norma che dice in sostanza quando si apre un processo ed emergono dei fatti che hanno una rilevanza di carattere ambientale, l'informazione viene trasferita alle amministrazioni che hanno il compito di intervenire e bonificare e risanare quel tipo di danno che viene riscontrato nell'ambito delle indagini, perché nel corso di questi anni abbiamo visto che questo meccanismo è stato rimesso o alla buona volontà dei soggetti interessati o spesso, diciamo, all'occasionalità o addirittura alle informazioni giornalistiche. C'è bisogno di un flusso costante di informazioni. C'è una normativa che consente la classificazione finalmente dei suoli coltivabili, offrendo dei parametri e una procedura per individuare sostanzialmente ciò che è stato contaminato e che quindi non potrà più essere utilizzato, terreni che non potranno più essere utilizzati per l'attività agricola, distinguendo da quelli invece che non sono stati toccati da questa vicenda e che invece hanno non solo il diritto, ma diciamo hanno tutte le ragioni per difendere il marchio e la e il prestigio di produzioni che sono eccellenze nazionali della nostra produzione. C'è una normativa che riguarda invece la questione che, diciamo così, su cui forse tornerà il Ministro Trigilia, che riguarda, chiamiamola così, un po' la sostanza, cioè le risorse necessarie per intervenire nell'attività di bonifica. In questo c'è una procedura che consente, attraverso un accordo istituzionale, uno sblocco delle risorse, un'accelerazione dei fondi già attualmente disponibili e quindi anche di far fronte ai diversi danni che sono stati progressivamente riscontrati. Sempre nell'ottica di un quadro, di una fotografia complessiva, c'è anche c'è un coordinamento dei dati che sono stati raccolti in modo diverso nel corso di questi anni, perché noi non abbiamo bisogno in questo momento, diciamo, di raccogliere altri dati, abbiamo bisogno di metterli insieme e di costituire un elemento di certezza e non renderli contraddittori. Spesso le diverse amministrazioni hanno fatto caratterizzazioni, analisi, indagini che però non sono mai state messe a sistema. Questo è diciamo, un altro obiettivo che il decreto coglie. Vorrei telegraficamente ringraziare tutti coloro che hanno collaborato in modo fattivo a arrivare a questo risultato. Naturalmente i ministeri che sono stati coinvolti, a partire da quello dell'agricoltura, ma anche, diciamo, i cittadini
che in questa vicenda sono stati fondamentali. Lo dico perché molte delle misure che oggi abbiamo messo nero su bianco sono il frutto anche di un confronto che abbiamo sviluppato nel corso di questi mesi. E il ringraziamento a tutti coloro che hanno tenuta desta l'attenzione su questo fenomeno è duplice, perché qua, io l'ho avuto più volte modo di dirlo, non si misura soltanto una grave crisi ambientale, si è misurata anche un'interruzione del circuito democratico, delle funzioni istituzionali dello Stato, e la riattivazione è in gran parte dovuta anche alla capacità dei cittadini di mantenere l'attenzione in un momento in cui i riflettori si erano spenti. E un grazie anche a tutti i cronisti locali che hanno raccontato questa vicenda, perché spesso questa vicenda è uscita dai media nazionali, anzi è ritornata soltanto recentemente. E un grazie poi alle forze dell'ordine e a tutti coloro e alla magistratura che nel corso di questi mesi hanno consentito, anche nelle more di questo decreto, di fare un salto di qualità sia nell'attività investigativa sia nell'attività di carattere repressivo. I primi risultati sono arrivati anche senza questo decreto. Io credo che con questo decreto potranno arrivare dei risultati ancora più importanti, che ci consentiranno di cancellare questo nome che apparentemente è suggestivo di Terra dei Fuochi, ma che in realtà evoca una dimensione, una vicenda della quale in qualche modo questo paese dovrebbe, della quale questo paese deve assolutamente superare, perché costituisce anche un'onta per tutti quanti. Ministro dell'Agricoltura. Sì, grazie. Io innanzitutto volevo ringraziare il ministro Orlando per la collaborazione che c'è stata in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, e per il coinvolgimento che ho visto da parte sua, come se fosse un campano come me, è stato fisicamente presente sul territorio e devo dire anche psicologicamente abbiamo condiviso ogni momento di grande difficoltà. Il vero ringraziamento, come lui ha ricordato, va ai cittadini della mia terra. Questo decreto non è un punto di arrivo, ma credo un punto di partenza per una nuova campagna, una campagna che non gira la testa dall'altra parte, che scende in piazza per la legalità. Sarà difficile, un lavoro quotidiano che ci può far piantare finalmente quella barriera di legalità, quella bandiera di legalità che serve in Regione Campania. Questo decreto nasce a tutela innanzitutto degli imprenditori agricoli onesti, che sono la maggior parte in Campania e che sono purtroppo schiacciati da troppi anni fra la camorra e la speculazione dei mercati, che in questo momento è ancora più forte. Ogni giorno noi lavoreremo, come bene ha ricordato Andrea, accanto alle forze dell'ordine e alla magistratura, per fare in modo che vinca finalmente la campagna onesta, la campagna dei cittadini che hanno bisogno di essere tutelati e che non possono più pagare. Questo provvedimento è importantissimo, soprattutto per dare un segnale importante ai mercati, ai cittadini e ai consumatori, perché finalmente si farà ciò che era necessario fare in quella terra, nella mia terra, sul versante agricolo, cioè la perimetrazione delle aree contaminate. Si capirà dove inizia e dove finisce il pericolo, il che è molto importante anche per dare un segnale positivo all'esterno. Una piccola parte non riuscirà nell'immagine a contaminare un intero territorio e le eccellenze di quei territori. In tempi brevissimi noi, attraverso gli enti di ricerca e di controllo dei nostri ministeri, potremo monitorare, individuare le zone colpite dal disastro ambientale, e con questa grande operazione di verità che verrà fatta in Regione Campania e verrà fatta prima sulla Terra dei Fuochi e poi su tutta la Regione, noi potremmo individuare le aree contaminate e su quei terreni non produrre più alimenti. Quindi sarà fatta una lista di campi food e di campi non food. Questa indagine sarà svolta con accesso diretto ai terreni e col supporto dei corpi di polizia, che ringrazio anch'io, tutti i corpi interessati che hanno lavorato e che lavorano in queste ore sul territorio. Ricordo che la vicenda di Terra dei Fuochi viene scoperta proprio dal corpo forestale a cui capo
e il Ministero dell'Agricoltura, e su quei terreni, qualora non fosse consentito l'accesso da parte dei proprietari dei terreni che verranno controllati dagli enti di ricerca e dagli enti di controllo, quei terreni verranno automaticamente inseriti nella lista dei terreni no food, salvo poi ripristinare la situazione qualora mettano a disposizione le aree per i controlli dovuti. Questo consentirà alla Regione Campania di evitare le speculazioni a cui facevo riferimento. Sulla vicenda dei fondi parlerà il ministro Trigilia. Ci sarà una grande operazione anche di semplificazione su tutto quello che riguarda l'emergenza e l'accesso alla vicenda, ed inoltre abbiamo deciso nel decreto, e ringrazio per questo il ministro Alfano per la sensibilità, di poter utilizzare i militari sulla Terra dei Fuochi, questo non per militarizzare la Regione Campania, ma per consentire un presidio del territorio importante, e abbiamo tenuto conto nell'inserire nel decreto l'utilizzo dei militari anche delle sollecitazioni che arrivavano dal Parlamento e dalla Commissione Difesa, che chiedeva all'unanimità questo provvedimento. Passerei la parola al Ministro. Grazie. Brevemente, e molti aspetti sono stati già sottolineati dai colleghi che mi hanno preceduto. La Terra dei Fuochi, sapete, è diventato un simbolo di tutto ciò che è degrado nel Mezzogiorno, ma è anche un simbolo di assenza delle istituzioni. Sembra che con questi fuochi si brucino anche le istituzioni, si bruci lo Stato. Con questo provvedimento il Governo cerca di dare una risposta nuova e forte a questa situazione. Perché una risposta nuova? Una risposta nuova perché individua la necessità di un intervento integrato che tocchi vari aspetti che sono stati già nei dettagli illustrati dai colleghi che mi hanno preceduto. C'è l'aspetto della bonifica, ovviamente, c'è l'aspetto della salute degli abitanti, c'è l'aspetto del controllo militare del territorio, ma c'è anche l'aspetto della rivitalizzazione e del rilancio dell'economia locale. Ora, queste cose si possono fare solamente se più amministrazioni si coordinino tra di loro e si coordinino anche con la Regione e con gli enti locali. La risposta nuova consiste appunto nel tentativo di promuovere, attraverso un'apposita cabina di regia, un comitato interministeriale, un programma straordinario di interventi che tocca tutti questi aspetti. Un altro elemento importante di questa risposta è, uno sforzo, un tentativo di utilizzare nel modo più efficace possibile i fondi europei, che come sapete sono una grande risorsa, che spesso non riusciamo ad utilizzare bene. In questo caso, attraverso uno sforzo congiunto tra il Ministero della Coesione Territoriale, il Ministro della Coesione Territoriale e la Regione Campania, cercheremo di mettere in campo queste risorse e di usarle nel modo migliore possibile. Sarà anche ipotizzato da questo punto di vista l'uso di uno strumento che si chiama contratto istituzionale di sviluppo, che è stato utilizzato anche in altre esperienze nel Mezzogiorno e che vogliamo mettere alla prova anche in questo caso, se è possibile. Il contratto istituzionale di sviluppo è sostanzialmente un accordo tra le varie amministrazioni che permette di stabilire tempi certi, impegni reciproci e quindi una garanzia complessiva dell'efficacia dell'intervento quando questo coinvolge soggetti istituzionali diversi. Infine, l'ultimo aspetto che vorrei segnalare è che consideriamo questa risposta forte e nuova come una sorta di prototipo, come una sorta di modello da sperimentare in altre aree di grave crisi e di degrado del Mezzogiorno. Speriamo di poterlo estendere anche a queste aree e di dimostrare così che anche una situazione di degrado può trasformarsi in una grande opportunità di sviluppo, sviluppo che, come sapete, il nostro Mezzogiorno attende da tempo. Ci sono domande? Buongiorno. Sono Enrica Agostini di Renews 24, volevo chiedere al Ministro Orlando. Un importantissimo decreto, questo è davvero la prima volta, speriamo che sia davvero la fine di questa situazione. Volevo chiederle però qualcosa sui
finanziamenti. Saranno soldi europei, ma fuori o dentro il patto di stabilità potranno essere immediatamente spendibili? E quanti sono? Forse la domanda è al ministro Treggilia. Guardi, questi fondi verranno anzitutto dal programma operativo regionale della Regione Campania sul ciclo 2007-2013, potranno però venire anche da una riprogrammazione del piano di azione coesione e, se necessario, perché adesso il primo punto sarà fare un piano preciso delle attività e dei costi, se necessario potrà avere anche dei finanziamenti sul prossimo ciclo dei fondi che partirà nel 2014. Ok, allora se non ci sono altre domande, anche perché arriva il presidente croato, quindi grazie e buon lavoro, dobbiamo spostare le telecamere. Grazie.